Bentornati su Atomic Heart, siamo al punto che aspettavamo da diversi episodi, ci siamo finalmente, dobbiamo entrare nel teatro di Petrov. Nelle scorse puntate abbiamo esplorato un po' tutta l'area, siamo anche andati sotto nel laboratorio segreto, adesso finalmente è giunto il momento di andare a trovare quel disgraziato di Petrov. Allora, seguiamo l'indicatore. No, aspetta, c'è sta cosa che sta a riparare i robot, non ripararli. Sì, perché scorsa puntata, se ricordate, abbiamo fatto un po' una strage di robottini qua. Ok, dobbiamo andare giù verso quelle colonne strane, andiamo a vedere. Non mi ha lasciato pezzi, eh. No, no, no. Ho finito. Sento qualcuno che sta riparando qualcosa. Qua c'è un cadavere. No! Ma scusa, Non sto uccidendo nessuno, perché lanciare là? Ma chi è? Il robot medico! Questo è bastardissimo! Maledetta pezza di merda! Non c'ho. Porca miseria, non c'avevo. Non c'ho. Maledetta la vita. E uno. Quanti su? Guarda, guarda. Ma non mazzo. Iniziamo benissimo sta puntata, eh. Mi ha elettrificato. Vabbè. Riproviamo, riproviamo. Ci potenziamo un po'? Vediamo Autorizzazione in corso. Maggiore Nicef. Nomi in corso. Il guantino. Vediamo di potenziare la nostra telecinesi. Se posso. La possiamo. Riduce il recupero della telecinesi, ma la possiamo fare più spesso. E questo invece, misura drastica. Usa l'abilità che cambia la salute. No, grazie. Poi ci abbiamo qui, abbiamo fatto quasi tutto. Ci manca il tutto esaurito, cambia una velocità, l'arma una velocità. Oh, ma guarda quanti polimerici abbiamo, 7,97, raga. Poi ci abbiamo questo, l'uso delle scorte che permette di recuperare tutta la salute in pochi secondi. Ecco, questo già è molto più utile. Poi cambia arma una velocità maggiore. Possiamo anche comprare un'arma nuova, tipo il getto di polimeri. Il guanto può colpire bersagli e superfici con un getto di polimeri da combattimento. Quando applicati, tali polimeri possono incendiare, elettrificare o congelare i nemici che li ricevono o calpestano su una superficie che ne è ricoperta, subiscono il tipo corrispondente. Quindi sono elementali questi polimeri. Guarda, guarda, guarda! Ah, mi ricorda la benzina in Postal 2, che si poteva spargere la benzina per terra e dargli da rifuoco per fare azioni a catena. Era una figata in quel gioco là, una cosa che non si era mai vista. La fisica dei liquidi non si era mai vista prima di quel gioco. Nei giochi. Sì, la usavano anche per altri liquidi, tipo la pipì, però ok.
Poi possiamo anche potenziarlo. Ma che succede qua? Si è bloccato. Che succede? No. No, si è bloccato. Si è bloccato il tutto. Quindi raga, si era buggato. Aspetta, ritorniamo. Accesso consentito. Si era buggato malissimo il tutto. Torniamo sui polimeri. Ma io già l'ho installato questo, perché non me l'ho messo? E non me lo installa. Seleziona la procedura. No, desiderata. Devo decidere io lo slot. Devo decidere lo slot, perché puoi avere solo due poteri contemporaneamente. Quindi, a parte la telecinesi, ci avremo i polimeri. Adesso li installiamo qua a destra. Ok, adesso va bene. Ma li posso installare, bene. E poi qui posso potenziare la camera a pressione oggetto polimeri aumentando il raggio massimo. E questa già la mettiamo. Quindi mettiamo già polimeri un po' a più raggio. Poi dobbiamo vedere se funzionano bene. Distanza di reattività chimica. Cosa ne c'entrano adesso? Pesa ambientale, potenziamenti. La durata, questa è la durata. Ok, per ora restiamo così. E aumentiamo anche. Vediamo un po' se riusciamo a potenziare anche qualche arma. Tanto io vorrei rimettere la pistoletta, che è tanto utile. Allora, il fucile elettromagnetico per ora non lo mettiamo. Allora, vediamo un po'. Rimbalzare proiettili, no. La pistoletta l'abbiamo potenziata già al massimo. Io vorrei potenziare un po' il Kalash. Se riesco. Allora, diminuisce l'inculo, non mi interessa. Mi interessa questo qui, la velocità di mira, no. Cadenza di tiro, sì. Quindi dobbiamo potenziare queste due. La cadenza di tiro non la posso fare ancora. Vedi. Poi andiamo al deposito. Posiamo un attimo il fucile elettromagnetico, che per ora è poco utile. E rimettiamo la pistoletta. Dove la pistoletta? Eccola. Bene. Allora, polymeric jet. Usa i polimeri per aumentare gli effetti del congelamento del fuoco. Ah! Versa i polimeri su una superficie o direttamente sui nemici. Quindi dobbiamo fare così. Quindi questo va utilizzato in concomitanza con le armi. Allora, dobbiamo fare così. Dobbiamo aggiungere, ecco, vedete, la pistoletta mo torna particolarmente Seleziona utile. La procedura desiderata. Perché adesso noi alla pistoletta gli aggiungiamo lo slot polimerico, lo slot elementale. Vai, potenzia. Eccolo qua, pistola a cartucce, modulo cartuccia. Installato. Adesso diminuisce il consumo. Poi danni alimentari aumentati. Poi aumenta la velocità di preparazione, danni alimentari aumentati. Questi non li possiamo fare. Però intanto mo abbiamo la pistoletta questa qui, che c'ha anche lo slot elementale. E adesso andiamo a mettergli il fuoco. Dov'è il fuoco? Il fuoco, ecco qua. Questo lo mettiamo. E come si faceva ad attaccare al... Come lo facevo ad attaccare? Non mi ricordo. La pistoletta? Dov'è la pistoletta? Qua ovviamente automatico, e questa qui dovremmo usarla, no? Come faccio ad attaccarla qua? Non mi ricordo, forse da solo da qua si può fare. Non mi ricordo se si poteva fare anche qua. Seleziona la procedura desiderata. Come si faceva? Non mi ricordo. Cartucce devo andare, ok. Allora, su armi. Cartucce, ecco qua. Ah, posso creare le cartucce da qua. Munizioni, consumabili. Poi se vado su potenza e uso questa. Caricatore. Pistola a cartucce. Come faccio a inserire le cartucce? Non mi ricordo, raga.
C'era un modo, come cacchio si faceva? Non mi ricordo, ragazzi. Vedi che sto gioco è figo, ma c'è pochi. È poco immediato su tante cose. Questa è la mappa. Allora. Ah, perché ho sbagliato, ma questa è. Evento automatico. Ok. Questa la devo. E non lo mette. Come faccio a metterla? Mannaggia ragazzi, non mi ricordo. C'era un modo. Come cacchio si faceva? Sarò cretino io. Vedete, qui c'è lo slot. Lo vedo lo slot, no? Solo che se io provo ad andare di qua mi cambia arma. Ordinamento automatico. Se clicco qua, niente. Se clicco qua, niente. E non mi ricordo, raga, c'era un tasto? C'è opzioni, comandi. Comandi, allora. E non me lo dice qua come si fa. Come grilletti adattivi disattiva, ma cioè il gioco ce l'ho dovuto tutto il tempo i grilletti adattivi disattivati. Poi modalità streaming, le canzoni che fanno scattare il copyright e le vamo, ok. Sì. E poi grilletti adattivi attiva. Ok. Che già è qualcosa. Ma ci abbiamo i grilletti adattivi che fanno resistenza. Che figata, eh? Cioè, i grilletti adattivi è tutta un'altra cosa. Perché mo' io sento la durezza del grilletto della pistola, raga. Fantastico. Ok, mo' adesso dovrei riuscire a capire come cacchio faccio a montare il coso là. Come si faceva a montare quello? Vabbè, ci pensiamo dopo. Ok, andiamo a combattere, vai. No! Io dovrei ammazzare questo, che è quello più stronzo. Okay. Non mi ha dato niente, però non mi ha dato. Il grilletto attivo però dà più l'idea di sparare veramente, eh? Volevi riparare la telecamera, porca. Dov'è l'altro oggetto da raccogliere qua? No! Sapete cos'è? Che l'elettro attivo è figo da usare, però il problema è che ti rende più difficile sparare, eh? Ma non ammazzato, no. E poi tutto il casino che abbiamo fatto prima per potenziare, dove è colpa? Ah, vedete, il droide medico mi ha sparato le siringhe nel culo, vabbè. Ok, fammi una cosa, andiamo avanti, va.
Andiamo verso le colonne, sennò qua non ci arriviamo mai al teatro. Mi sa che il potere polimerico ce lo siamo scordato. Eh sì, perché non ho salvato. E vabbè, lo famo un'altra volta il potere polimerico, anche perché non lo posso usare se non... Se il gioco non mi ricorda come fare a mettere le cose elementali. Né? Tipo, che ne so, vedete, sull'accetta io... I blocchi elementali, già l'avevo messo così, la carica elementale. Ecco. Non so, riesci, no? Così io dico qua, usa questo. E non me lo usa. Come cacchio fai? Ma non lo so, mi devo andare a ridocumentare perché mi sono completamente dimenticato come si fa. Vabbè, andiamo. Come elettricità se... Tanto andiamo subito giù, eh. Ma il calash ce l'ho? Pare di sì. Ah, ma qua c'è un altro villaggio qua sotto. E quindi il polimero lanciabile lo facciamo alla prossima puntata. Questa puntata dedichiamoci al teatro, sennò qua sto cacchio d'oro non ci arriviamo mai. Ma chi è che mi sta sparando? Non ti girare. No! E l'altro l'ha allertato, l'altro bastardo. È stato un piacere servire con te, Maggiore P3. Purtroppo stai per essere ucciso. Dice? Allora, aspettate un attimo. Allora, per prima cosa, andiamo alle opzioni. Il grilletto attivo lo leviamo perché sennò è troppo difficile sparare. Cioè, si stacca, si stucca il coso qua. Il grilletto si interrompe, no? Si, è duro, quindi è un casino sparare. È figo perché pare di sparare con un'arma vera, però è meno agevole. Ma che cazzo? Da sopra mi è arrivata una cassa in testa, non si può. Ma hai la testa ammaccata! Oh, ma sto gioco è bastardo forte, ecco, faccio bene. Allora, il grilletto attivo tocca levarlo di nuovo perché ho salvato. Ho salvato prima di averlo tolto, mi sa. Niente, sta puntata è un disastro, eh. Dovevamo andare dritti sparati verso il teatro, invece qua. Il grilletto attivo è stato tolto, ok. Autorizzazione in corso. Maggiore Nicef. Allora, voglio un attimo sistemare il mio inventario. Perché c'ho troppa roba che non uso. Tipo, fucile elettromagnetico ancora non lo posso usare bene. Va potenziato. Quindi questo per ora via. Il calice va bene, il fucile va bene. Pistola elettrica va bene, bazooka va bene. Devo mettere la pistoletta. Se la trovo. Aspetta, fammi risalvare perché qua... Salvataggio dei dati.
Ah, già vedo un drone volante che rompe. No, ma che vuoi dire? Non è una cosa. E mori. Ma che cazzo! Devo salire qua sopra. Guarda il robot meccoso là, medico, si è messo già anche le palle. Non mi lanciare le siringhe, disgraziato. Ok. Il robot medico è morto? No, sto qua. Ma questi l'ho presi, sì. Voleva riparare la telecamera, sto maledetto. Andiamo qua. Volevate, infame. Pare che in modo alle radio non si senta più la musica sovietica, che tanto ormai abbiamo sentito tutte le tracce, si sentono solo dei dialoghi sovietici in modo alle radio, perché abbiamo attivato la modalità streamer. Guarda quanti! No, ma guarda quanti ne spunti! Sto panettone mi caga a ciclo continuo, eh. Cosa? Ah, l'ha riparato, guarda. No, non mi... Ma allerta tutto il vicinato, sta schifoso. Cos'è tutto questo casino? No. Non di nuovo. Dammelo un po' questo, un po' di botto che fa. Ah, esploso in aria! Non ce l'ha fatta reggere la pressione. Avvicinati! Bello. Io mi frego tutti i componenti. Io me li frego. Oh, si panettoni cagano sti cosi di continuo, eh. E basta. Sento qualcuno che sta riparando qualcosa. Non va bene, io scappo da qua. Qua c'è un parcheggio.
No, c'è una musica sovietica, però è strana, è diversa dalle altre. Cioè, perché è una musica senza copyright. Non mi elettrificare, aiuto, poi devo uscire. Ti aspetta una dura lotta, altri nemici in arrivo. Sì, una dura lotta con i Fidena. Ah, perché mi ha visto questo? Quel codardo di Petrov si trova dietro a decine di livelli di roba. Cerca di sopravvivere. Hai ragione, compagno maggiore. Ora che hai raggiunto il teatro, non ha via di scampo. È la sua ultima possibilità. Ma uno straccio di possibilità. Ma mi arriva da una cassa in testa. Schifoso. Okay. Ok. Sono ripari un bel niente, capito? Musica diversa. La musica mai sentita. Oh, il bello. Aiuto! Esci! Buttati! Scappa! Corri! Aiuto, vado dietro al panettone, dietro al panettone! Quanti stronzi! Qui sta nel fuoco! Aiuto! Non conviene andare tanto là, eh. Salviamo la posizione qui prima che sia troppo tardi. Che è qua? Ah, qua si può salvare, ma c'è tipo un ascensore, ma è chiuso. Qua c'è della spiaggia. Dobbiamo andare per forza sul po'. E va, e mori. Manco mi ha lasciato i cosi. Graziato. Non mi ha lasciato manco i componenti. Vediamo se in giro abbiamo lasciato dei componenti da prendere. Sì, c'è una cassa. C'è tipo un mortaio da qualche parte. Ecco qua, robo mortaio. Sì, vi risparmio per l'ennesima volta la solita battuta mortale. No!
Ma qua sento proprio puzza di boss, ma proprio potentemente, eh. Infatti qua ci fanno, possono far cambiare le armi. Forse è il caso di prendere il fucilone elettrico? No, forse è il caso di prendere un po' di, di proiettili per accesso il big boy. Consentito. Allora, cerchiamo di prendere potenziamenti per il big boy. Cioè, potenziamenti, armi. Allora, vediamo un po', possiamo un po' sta roba. Dove sono... Mi servono granate per il big boy. Eccole qua. Un'altra 6. E un'altra 4. Perfetto. Ok, adesso già che ci siamo... Vediamo un po' il polimero, se lo riusciamo a potenziare. Allora, personaggio... Dobbiamo potenziare questo qui che è... No, questo qui sopra. Scorte mediche. Ci ridanno più energia. Poi, telecinesi di massa. Ma il sangue no. Recupero ridotto, perfetto. Poi ci abbiamo questo che è vampiro energetico. Ah, ricaricano la scossa mentre li tengo in aria. Però costa tantissimo, 2,26. Però lo usiamo, dai. Questo, praticamente, mentre tieni i nemici in aria, quelli ti possono ricaricare la scossa. Allora, prima di andare io mi salverei. Anche se sicuramente l'andiero forse c'è un altro punto di salvataggio, però... per stare tranquilli vado a risalvare, ragazzi, perché qua... Oh, non ti guarire! No, quello sta riparando, fermo! Che ti ripari, imbecille! No! Ma come scappa? Caga sotto! Vedete un po', vedete, mi sta ricaricando la scarica elettrica. Avete visto in basso a destra? L'indicatore sotto si è riempito tutto. O quasi. Quindi è utilissimo sto potere che abbiamo sbloccato mo. Tipo a questo gli sparo lo scossone. Sparo pure un altro scossone. Ah no, lo volevo tirare su. Per ricaricare, ma non lo fa. No! Moriano tutti. Scappa, scappa. Scappa. No, mori tutta la gente. Io scappo. Ok. Ok, no, Mr. Scimmia. Un tortino troppo cresciuto come quello mi ha quasi ridotto in cenere al villaggio Forester. Ora sei armato fino ai denti, compagno maggiore. Non riusciremo a entrare nel teatro finché il Belias protegge l'ingresso. Saremo dentro in 5 minuti. Non vedo l'ora di fargliela pagare per l'interesse. Comunque qua salvataggio non c'è, quindi ho fatto bene, eh. Si è abbassato mentre sparavo. Forse ci vuole il fucile elettrico per sistemare lui. Maledetto. Ah!
qua serviva la cartuccia di ghiaccio, questo è troppo stronzo. Ma non so come si fanno a mettere le cartucce. Aiuto! Come la metto la cartuccia, stronzo? Morto? Sì, ce l'ho fatta! Mi ha dato il trofeo cottura media. Mamma mia, è stata dura, raga. Secondo me con l'elementale di ghiaccio era più facile. Però vabbè, ce la siamo andata bene. Mamma mia, è stata dura. Guarda che bella erba che c'è per terra. Ma che cacchio guardi? Ok, anche il gioco è fantastico, ragazzi. Non è perfetto, ma per me è bellissimo. Dobbiamo andare qua sotto? Come faccio? Da sta sfera si scende? Da dove si scende? Come mi dice che devo andare qua? Ma da dove cacchio si scende qua? Perché là sotto non c'è... Aspetta, da qua. Da qua si scende, guarda. C'era una porta nascosta. Guarda qui. C'è scritta una cosa in russo, non capisco. Cosa dice? Non ci arrenderemo, ok. Che dice questo computerino? Aiuto. Da ingegnere Papkin. Ragazzi, un problema, ho perso un cucciolo. Era di mia sorella, l'aveva preso di recente. Era un bravo cagnetto, mia sorella è morta, così l'ho preso io. Aveva un giocattolo, una bambola che gli aveva dato mia sorella. La portava sempre in giro. Qualcuno lo ha visto, non ho chiuso a chiave e lui è uscito. Darò una ricompensa a chiunque lo trovi, ma non dico la direzione. Quindi è un cuccio, un cagnolino con un pupazzo, con una bambola. Poi basta fumare, di Lastochkin. Smetti subito di fumare dietro le quinte. So che è permesso fumare nel teatro, ma prima di tutto è solo per i VIP. In secondo luogo, non sopporto la merda che inali ogni giorno. Tutto il retro e anche il pavimento puzzano come una stazione ferroviaria. Se ti sento di nuovo quell'odore addosso te la faccio pagare. PS, spiegami, anche quell'abbaiare sospetto. Non tollero la presenza di animali nel mio teatro. C'è sta sto cagnolino perso. Invito privato. Caro compagno Papkin, sono venuto a conoscenza del fatto che in diverse occasioni ti sei rivolto in modo piuttosto colorito al nuovo direttore artistico. Il nuovo direttore artistico chi è? Petrov, no? Forse io e te siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Vorrei invitarti a una riunione di un piccolo club che abbiamo messo insieme per discutere dei brutti cambiamenti nella vita del nostro amato teatro. Ci incontriamo dopodomani sera. Cordialmente, F. Surkov. Ok. Cos'è qua? Ah. Questo è un robocameriere morto. Abbiamo già visto queste... Le difese sovietiche rimangono forti. Sono delle bici. C'è un cadavere. C'è un santo là, eh? Sarà San Pietro. Allora, qual è il problema? C'è un robot. Nessuno è mai stato gentile con me, ma lei sì. Il modo in cui mi guarda è come se nei suoi occhi ci fosse un flusso di pura energia. Lei mi capisce meglio di qualsiasi altro tipo da queste parti. Comunque ho deciso, domani le farò la proposta. Che cazzo stai facendo, Vasili? Lavori qui o no? Sto arrivando. Adesso Vasili Petrov? No? Aspetta.
Vassili, chi è sto Vassili? Petrov come fa di nome? Non è lui. Qua è uno che si è innamorato di una robottina praticamente. Io fare il. Qualcuno si è innamorato di una robottina qua, eh? Dobbiamo andare giù nel teatro. 34esimo piano sottoterra. Allora ragazzi. Charles, riesci a rintracciare Petrov? Purtroppo no. Petrov non sta più trasmettendo. Lo rintraccerò quando lo farà. Ricevuto. Ma non trasmetterà di nuovo. Quel lurido bastardo si è nascosto in qualche angolo buio e ci rimarrà nella speranza che i robot mi uccidano prima che lo trovi. Devo avvertirti che Petrov conosce bene questo teatro. Ha buone ragioni per sperare in un tale esito. La speranza è pericolosa. Ti sta solo crogiolando in un falso senso di sicurezza. Dammi informazioni sul teatro. Il teatro Maya Pesiskaya venne fondato nel 1948. Fu il primo teatro al mondo a utilizzare intrattenitori robot. È il teatro più famoso dell'Unione Sovietica, quindi è difficile trovare i biglietti. Quindi è solo per ricchi e potenti? Non ne hai idea. Prima della robotizzazione del teatro, i membri del partito ordinavano che le migliori ballerine dell'Unione Sovietica venissero trasferite qui. Ma quando gli intrattenitori vennero sostituiti dai robot, divenne talmente famoso che ormai è più facile trovare casa accanto al Cremlino che assistere a uno spettacolo. Puoi dirmi qualcosa di più utile e meno disgustoso? Facendo parte della struttura, il teatro è indubbiamente un'istituzione scientifica. La vena artistica si fonde con il commercio e con lo studio del comportamento dei robot e di come a essi reagiscono gli umani. Non ho dati rilevanti per il combattimento. Come fa Petrov a conoscere così bene questo teatro? Era una delle sue aree di studio prima che fosse dichiarato. Al tuo segnale, compagno maggiore! Sei qui per finirmi, cane? Allora vieni giù, sono tutto tuo! Ci sta aspettando giù, Petrov. Allora ragazzi, la puntata finisce qui, purtroppo non siamo manco riusciti a finire il dialogo con il nostro guantino. Ma con questo ci parliamo dopo, la prossima puntata. Per questa volta è tutto ragazzi, noi ci salutiamo, intanto questi fanno ginnastica. Ciao ragazzi, alla prossima!